Beh, hanno un valore molteplice, ovviamente sia in termini di sostenibilità, sia in termini di bellezza dei luoghi in cui queste nuove piantumazioni avvengono e avverranno. Questa prima piantumazione, ad esempio, che abbiamo visto è in uno spazio poco fruito dai cittadini, che l'amministrazione ha cercato di riqualificare e sta cercando di riqualificare con una nuova illuminazione, con dei nuovi spazi, proprio per invogliare le persone a uscire e vivere i tanti spazi verdi che abbiamo nel nostro territorio. E sicuramente il verde aiuta in termini di gradevolezza e di bellezza degli spazi questa necessità che abbiamo di vivere maggiormente all'aria aperta. Spazi più belli, spazi più verdi, spazi con maggiore ombreggiatura. Quindi sicuramente degli spazi più belli da vivere per la nostra cittadinanza e per le future generazioni. A me colpisce molto quello che una volta mi ha detto un signore che ci tiene molto all'ambiente e alle piante che sono sul nostro territorio, dicendo nel momento in cui abbiamo dovuto abbattere delle piante che erano morte, non erano più sane, ci ha detto ci metteranno tanto queste piante a crescere, quelle che avete messo al posto delle altre. Ed è sicuramente vero, ma noi oggi non dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, ma anche alle future generazioni, perché le piante che oggi sono grandi, che hanno 30-40 anni, sono qui perché qualcuno 40 anni fa ha fatto questa scelta. E quindi noi oggi facciamo questa scelta per regalarla alla popolazione di oggi, ma anche tutto questo verde anche alla popolazione di domani. Allora, a fine 2019 siamo venuti a conoscenza del progetto Forestami, ne abbiamo capito da subito l'importanza, non solo per il nostro comune, ma per tutta l'area metropolitana, e questo ci ha portato ad aderire immediatamente. Infatti siamo stati tra i primi comuni dell'area metropolitana ad aderirvi, e sto parlando del febbraio 2020. Una volta aderito al progetto, con i nostri tecnici abbiamo iniziato una ricerca di eventuali zone del nostro territorio su cui intervenire, e che noi interessava riqualificare. E queste le abbiamo poi condivise con i tecnici di Forestami e da qui è nata la vera e propria collaborazione, una collaborazione sul campo, fatta di incontri presso l'ufficio tecnico per studiare dapprima su carta le zone e che tipo di intervento fare nelle zone scelte, e dopodiché ci sono stati anche i vari sopralluoghi. Il tutto poi ha portato alla realizzazione da parte di Forestami di un progetto con N interventi per il nostro territorio, e quello che vediamo qua oggi è il primo, speriamo, di tanti interventi insieme a Forestami. Siamo nel cosiddetto Parco TAV, è un parco di 41.000 metri quadri dove sono stati messi a dimora 660 tra arbusti e piante. Anche qui c'è stata una stretta collaborazione con i tecnici di ERSAF e di Parco Agricolo Sud Milano. Sono stati fatti molti sopralluoghi per capire il tipo di piante e come collocarle, e questo è il risultato. Come dicevo, appunto, Forestami ha elaborato un progetto che racchiude N interventi. Oltre a questo del Parco TAV, ci sono altri parchi cittadini. Sicuramente il parco principale di Cornaredo, che è il parco che parte da Piazza Libertà e arriva fino a via Sturzo, dove è prevista un'implementazione della spina verde lungo i fontanili. Ci sono poi in previsione interventi presso il parco della Chiesa Evangelica, parco di via San Siro e il parco di via Repubblica. Questo parco non è ancora in dotazione al comune, ma lo sarà a breve. Sono state individuate anche altre aree verdi per degli interventi, come le aree intorno al cimitero di Cornaredo, dove tra l'altro noi qualche mese fa abbiamo eseguito una piantumazione di un filare di ciliegi in memoria delle vittime del Covid. Ci sono altre aree, come poi l'area del Campo Pozzi a Cascina Croce, l'area dell'Exicoma e l'area vicino intorno a Villa Dubina e Sempietalomo, dove sono possibili interventi di creazione di aree verdi e fasce boscate. E sono previste anche delle riqualificazioni delle aree agricole, con la previsione di fare delle piantumazioni di siepi o filari di alberi lungo le zone agricole. Anche qui, ovviamente, non essendo del comune, questi interventi andranno poi valutati e condivisi con i proprietari dei terreni. Questi sono gli interventi principali, ecco.